Infrastrutture, esigenze ed opportunità del territorio aretino, questo è il titolo di un convegno che è stato ospitato dalla Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Sono intervenuti Michele De Angelis, presidente dell'Associazione Arezzo per l'Europa, e l'ingegner Cretella, ospite, l'onorevole Raffaella Paita, capogruppo in Senato di Azione Italia Viva. Primo tema, il completamento della Due Mari. Guardi, io ho parlato con l'ingegner Liani, che è una persona di grandissimo valore, un esponente dell'ANAS di grandissimo livello, e da parte dell'ANAS c'è una disponibilità, come dire, a ragionare ovviamente con i cittadini. Certo, bisogna anche fare in modo che l'opera vada avanti, perché è tanto importante, quindi bisogna coniugare queste due disponibilità. Sicuramente, diciamo, gli ingegneri che stanno seguendo questo progetto sono il meglio che ci possa essere. Dopodiché, disponibilità al dialogo, quello sempre. Sulla stazione dell'alta velocità l'onorevole non ha dubbi, un altro punto serve, poi ad individuarlo saranno le regioni. Allora, su questo io direi una cosa, diciamo, molto precisa. È fondamentale che ci sia una stazione in più nel tragitto Firenze-Roma. Poi c'è in corso un lavoro prezioso da parte della regione per individuare la localizzazione più giusta. Ecco, tutti compatti perché, diciamo, l'obiettivo sia portato a casa. Io non, come dire, non entro nel merito, diciamo, del decidere se deve essere in un punto o nell'altro. La cosa importante è che il lavoro, diciamo, per portare a casa questo obiettivo sia sostenuto da un complesso di territorio ampio di cui ovviamente Arezzo fa parte. Ed infine, lo stato di salute del Terzo Polo. Intanto le dico cosa che fine ha fatto Italia Viva. Come dimostra l'iniziativa di oggi, è più viva che mai. Stiamo per realizzare un'assemblea che si terrà a Napoli il 10 giugno. È un'assemblea che darà anche il via libera, insomma, ad una serie di congressi territoriali, quindi a una rigenerazione dal basso della nostra forza politica che diventerà la casa di tutti i riformisti. Rispetto al nostro rapporto con Azione, io guido il gruppo al Senato, quindi siamo insieme ancora e lo rimarremo, con la prospettiva di dar vita a delle liste unitarie alle elezioni europee, che sono ovviamente molto importanti. Certo, i problemi non sono mancati, però proviamo a guardare con fiducia al futuro.